Buongiorno a tutti, benvenuti a Cate in Cucina. Oggi sono felicissima perché ho un ospite e un ospite davvero particolare, Marco Balboni della pasticceria Ben Ti Voglio. Ciao Marco. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, sei la persona perfetta con cui parlare ovviamente di cioccolato. Allora, Marco è un pasticcere docente presso diversi centri di formazione statali, privati, associazioni di categoria. È titolare, come abbiamo detto prima, della pasticceria Ben Ti Voglio ed è arrivato seconda ai campionati di cioccolateria a Rimini. Chi più di te può parlare di cioccolato? E vorrei sapere com'è nata questa tua passione per il cioccolato. Allora, la mia passione praticamente è nata per una mia sfortuna, perché essendo allergico alla farina, ho incontrato una persona che lavorava molto al cioccolato e da lì è partito il tutto. Sono Ah, appassionato, perché tu innamorato del all'inizio cioccolato. invece volevi fare No, qualcos'altro, io come sono si nato suol con dire. proprio la pasticceria. E poi avendo questa allergia ho dovuto dire o scelgo un'altra strada sempre nel ramo o se no insomma cambio lavoro, completamente lavoro. Hai portato delle Grazie. cose fantastiche dalla pasticceria che prima Francesco ha inquadrato. E uno non può immaginare che è cioccolato perché, a parte le forme fantastiche, gnocchi, tagliatelle, tortellini, e mi dicevi prima che è fatto invece con il cioccolato bianco. Cioccolato bianco, esatto, con l'aggiunta di vari zuccheri si ottiene questa pasta molto malleabile e facciamo tutte queste cosine qua. Il cioccolato, allora, qui tu hai portato, oltre a quelle cose stupende che vediamo lì, dopo ne parliamo con calma, hai portato anche il frutto del Esatto. cioccolato che non credo che si Si vede tutti i conosca bene. giorni, esatto. E vuoi spiegare un po', prima cosa, da dove viene questo? Beh, questo viene dal Guatemala che me l'ha portato tramite amici, me l'hanno portato. Ha questa forma particolarissima e Esatto, esatto. poi l'hai portata anche aperto Che è così anche si può aperta, che dentro ci vedere. sono tutti i semi con varie Che è quello lavorazioni. che si utilizza questo, giusto? Esatto. Viene Ok. sgranato, viene fatto Cioè essiccare, questi viene semini lavorato, qua che eccetera. formano tutto questo blocco, diciamo, però sono Esatto, tutti semi di tutti i semi, esatto. cioccolato. Io pensavo che facesse un No, profumo intenso, assolutamente. invece. No, Cioè, anche perché è già non. secco, perciò sì, non ha nessun odore. Quando si apre si ha un odore un po' più particolare, E poi cosa si fa con ecco. questi semi? Con questi semi qua si possono utilizzare così, che comunque vengono tutti rotti e viene fatto tipo una granella. Ma ha un sapore molto intenso, molto amaro, e, se no da lì c'è il processo di lavorazione per il cioccolato, perciò c'è l'essiccazione della fava di cacao, c'è una macerazione, c'è un passaggio tramite dei rulli che viene proprio macinato e da lì dopo un concaggio che è uno sbattimento di questo cioccolato che può durare dalle 24 alle 78 ore, 72 ore. C'è un'aggiunta di zuccheri di lecitine, di varie lecitine, esatto, per poi ottenere il nostro cacao fluido. Da utilizzare poi in Esatto, cucina esatto. e in pasticceria, In per essere pasticceria, precisi. cucina, un po' dappertutto. E mi spieghi una cosa, adesso faccio delle domande proprio per te probabilmente molto banali, però spero possano servire anche a chi ci sta ascoltando da casa. Io ho provato una volta a preparare le mitiche tazzine di cioccolato, è presente quelli dove Sì. prima o poi della serie ci proviamo tutte a farla, no? Sì. E a farle. Naturalmente non mi sono venute. Puoi spiegarci qualche trucchetto, qualche consiglio su come Ma meglio perché utilizzare il comunque, sì, perché cioccolato? comunque il cioccolato, quando noi lo troviamo in tavoletta, lo compriamo in tavoletta, dopo va sciolto, solo che se lo sciogliamo e lo utilizziamo per fare, in questo caso, come volevi far tu,
delle tazzine non viene alla fine, perché comunque ci vuole un processo di cristallizzazione. Perciò bisogna sciogliere il cioccolato, bisogna portare una certa temperatura, Sempre cioccolato sempre fondente, cioccolato fondente, ma comunque. anche il latte, ma anche bianco. Ah, Parliamo di ok. tutti i cioccolati. Quindi io le Va posso fare anche bianche se sì, voglio, non come è un vuoi problema. tu. E il cioccolato va sciolto, va portato a una certa temperatura che è intorno ai 45 gradi, dopodiché da questo cioccolato sciolto dobbiamo aggiungere un due terzi di un quantitativo di cioccolato già cristallizzato, perciò la nostra barretta la tritiamo fine, la andiamo a aggiungere dentro a questa ciotola di cioccolato, lo rimescoliamo bene, quando è sciolto abbiamo il nostro cioccolato che è ben cristallizzato. Allora, Questo spieghiamo, sì. ripetiamo con calma, nel senso, per te lo so che sono Corso. cose, facciamo un corso agli ascoltatori. No, Sì. penso che può essere No, interessante, no? Spiegare un sicuramente. attimo. Prendiamo un po' di Allora, numeri, facciamo così che uno si capisce meglio. serve, adesso credo si trova tranquillamente, no? Il termometro, fra virgolette, per capire Sì, si anche trova quando tranquillamente. raggiunge la temperatura. Temperatura, Ok, esatto. quindi ci procuriamo un termometro da Esatto, cucina, quello ok. per capire quando la cioccolata raggiunge la giusta temperatura. Qual è la giusta temperatura? Ok. Allora, per un cioccolato fondente parliamo di 45 gradi, per un cioccolato al latte bianco lo dobbiamo sciogliere circa 42 gradi, ma anche se arriviamo ai 45 Un non po' fa meno, niente, quindi come te. leggermente meno, ma cioè non è proprio, va bene comunque indicativamente 45 gradi per tutti. Ok. Perciò noi prendiamo battezziamo 600 grammi di cioccolato fondente, Lo lo sciogliamo a sciogliamo, bagnomaria? è meglio di no, sempre microonde. Ah, Perché ok, vedi, comunque il quindi diamo cioccolato dei. sciolto a bagnomaria può trattenere l'umidità del bagnomaria e di conseguenza può indurirsi. Ah, Allora, noi ok. sciogliamo il nostro, sempre meglio a microonde, il nostro 600 grammi di cioccolato a parte. Intanto ci tritiamo 200 grammi di cioccolato, che sia latte, che sia cioccolato fondente o bianco. Quindi la proporzione è. È Hai un detto terzo, un terzo. esatto. E quando abbiamo il nostro cioccolato sciolto, lo prendiamo fuori dal microonde. Mi raccomando, quando si scioglie il cioccolato in microonde, si lascia dentro poco e bisogna rimescolarlo spesso perché sennò tende a bruciare. Ok. Prendiamo fuori quando ha raggiunto la nostra temperatura, controlliamo Controlliamo col termometro, quando col raggiunge i termometro, 42-45. esatto, aggiungiamo il nostro cioccolato tritato fine e lo andiamo a rimescolare con una spatola o cucchiaio Fuori dal di vetro. microonde, Fuori dal microonde, ovviamente. esatto. Quando Ok. queste scagliettine di cioccolato fondente, parliamo di cioccolato fondente, si sono completamente sciolte, abbiamo un cioccolato che in teoria dovrebbe essere circa sui 30-31 gradi centigradi. Il cioccolato è cristallizzato, perciò lo possiamo utilizzare per fare tutte le nostre forme, formine, stampi, eccetera. Garantisci che le tazzine vengono in Sì. questo modo? Provenire. Provo e poi passo in pasticceria e ti dico se effettivamente mi sono venute. Ovviamente, a parte gli scherzi, sono penso delle cose davvero carine, fra Molto virgolette, da interessante, sì, da preparare fare. e dopo li puoi anche riempire, no? Sì, dopo si Puoi. possono riempire con varie creme, con varie, logicamente creme fredde. Si possono Ok. utilizzare da Tipo le creme bere al burro, che ne delle. Sì, creme so. pasticcere, creme al burro, creme chantilly, quello che vogliamo. Si possono anche utilizzare da fare dei piccoli bicchierini, da poi bere anche dei liquori, delle grappe, eccetera. E poi dopo alla fine il bello è che si mangia il bicchierino di cioccolato. Carina, questa idea è veramente carina. Altra idea molto carina, hai portato delle uova. E prima Esatto. mi spiegavi cosa si può fare con queste uova. Vuoi spiegarlo anche agli ascoltatori? Perché anche questa è un'idea davvero, davvero carina. Allora, questi gusci di uova vengono praticamente rotti, vengono tagliati, viene svuotato logicamente dall'uovo, il bicchierino viene sterilizzato, igienizzato e è un ottimo contenitore per poter fare un dolce al bicchiere. Perciò viene E riempito e viene fatto, si mangia
cucchiaino. Tu cosa ti inventi, per esempio? Cioè, come li hai preparati? Beh, li abbiamo abbinati a varie sia dolci che salati, perché si possono riempire anche con creme salate, con biscotti salati, eccetera. Abbiamo fatto dei tiramisù abbinati con un tuorlo finto in gelatina di salsa all'arancio o agrumi. Insomma, dopo uno può spaziare Diamo delle finché idee agli vuole. ascoltatori, così non siamo banali, come si suol dire. E secondo te, se una persona che ha una cucina normale, fra virgolette, nel senso che ha i soliti attrezzi che si trovano in una cucina comune, no? Volesse preparare, non so, appunto, queste cose un po' particolari, quali attrezzi deve avere per forza, secondo te? Beh, Perché immagino che tu avrai abbattitori, insomma, di tutto, il di più. laboratorio logicamente ha bisogno Oltre alla di tua immensa creatività, questo è indubbio, tante però. attrezzature, laboratori E e noi quello che poveri si vuole. mortali, per preparare i Beh, nostri dolci col cioccolato. sicuramente una spatola, una frusta per logicamente fare creme, eccetera. Tantissima fantasia. E Quella in penso quella cucina. in cucina serve tantissimo, e sicuramente guardare libri eccetera per prendere spunto, anche queste splendide trasmissioni che si vedono adesso in televisione su tutti i canali aiutano sicuramente tanto. E attrezzature in specifico, sì, Non ce ne non sono, ce ne sono, dici. ecco. Ma non lo so, quindi non è essenziale avere degli attrezzi particolari. Tolto forse, come dicevamo prima, se devi temperare Beh, il cioccolato, avere il termometro, per esempio, no? esatto. E poi il consiglio che hai dato di non. Io, per esempio, ero ancora al bagnomaria, sono della vecchia scuola. Adesso ho preso nota e passerò il microonde per fare le Microonde che molti tazzine, tutti esatto. No, perché non accettano. effettivamente non lo sapevo. E Francesco, se passiamo la ricetta, chiedo cosa ne pensa Marco intanto. Allora, guarda, Sì. questa è Cuori caldi di cioccolato e peperoncino ed è tratta dal libro di Michele Cogni, 60 sfumature di gola, la cucina della passione, dalla collana I quaderni dell'Ozone della Damster Edizioni. Allora, gli ingredienti per prepararli sono peperoncino in polvere, due tuorli, 3 cucchiai di zucchero, un etto di cioccolato fondente, 70 g di burro, un cucchiaio di farina, una bustina di lievito per dolci. Allora, il procedimento per farli, rapidi, sono rapidi perché in questo quaderno, in questo ricettario, ci sono soprattutto ricette per 2 persone perché sono ricette della passione, quindi gli ingredienti sono per 2 persone e soprattutto si possono preparare in maniera veloce. Sciogliete qua, diciamo a bagnomaria, il cioccolato fondente, rotto in piccoli pezzi, e il burro, lasciatelo raffreddare un poco e unitelo alla crema di uova. Allora, prima bisogna sbattere in una ciotola i tuorli d'uovo con lo zucchero fino a ottenere una spuma chiara e spumosa. Poi si scioglie a bagnomaria il cioccolato fondente, si aggiunge il burro, si lascia raffreddare e si aggiunge il cioccolato e il burro alla crema di uova, mescolando bene. Si aggiunge quindi un cucchiaio di farina, una bustina di lievito e mezzo cucchiaino di peperoncino. E poi si imburra e si infarina bene degli stampini monoporzione e con questo impasto si ottengono 4-5 monoporzioni. Si riempiono con il composto lasciando un dito di spazio in cima e si mettono nel freezer per almeno qualche ora. Gli stampini vanno poi infornati a 220 gradi per circa 10 minuti, controllando dopo 7-8 minuti. Impiattate i tortini rovesciandoli sul piatto da portata e serviteli caldi con il cuore intorno di cioccolato che sarà fluido e cremoso.
Potete anche servirli insieme a una crêpe di gelato alla crema, qualche biscottino croccante e, se volete, una grata al caramello. Qua c'è scritto accompagnate con un Barolo chinato. Allora, dimmi un po', raccontami un po', cosa ne pensi dell'idea di abbinare al cioccolato le spezie, per esempio, in questo caso il peperoncino? Sicuramente è ottima, anche tavolette noi ne facciamo parecchie con cannella, magari con il fior di sale, magari abbinate anche lo stesso frutta secca o frutta disidratata. È sicuramente un ottimo connubio, cioccolato e spezia. Ok, e qualche ricetta per gli ascoltatori con una spezia? Ne voglio qualcosa di rapidissimo. No, io non ho memoria. Allora, dai una ricetta a tuo piacere, fra virgolette, che sia rapido, qualcosa che si può preparare velocemente. Beh, col cioccolato, ovviamente. Col cioccolato, beh, si può fare sicuramente una mousse al cioccolato fondente, proprio con cioccolato fondente e panna. Montiamo un po' di panna montata, semimontata, molto liquida, scegliamo il nostro cioccolato che lo portiamo a 45 gradi. E, perciò le proporzioni sono 200 grammi di cioccolato fondente con 120 grammi di panna semimontata, li andiamo a unire, mescoliamo velocemente con una spatola, abbiamo un'ottima mousse al cioccolato senza aggiunte di crema, senza aggiunte di uovo. È una cosa semplicissima, con la panna da dolci, quella. Panna da dolci, però non montata da del tutto. No, deve essere proprio liquida, semiliquida deve essere. Quindi con le fruste io raggiungo, che so, uno stato intermedio di le monto a metà, fra virgolette. Esatto, così. Deve essere comunque bella lucida e molto, comunque molto liquida, non deve essere una panna montata come magari quella che troviamo in gelateria, che è bella, che è bella solida, ma proprio liquida. E comunque in questa mousse qua ci possiamo aggiungere a nostro piacere, anche in questo caso eventualmente, qualche spezia, che magari può essere il peperoncino o anche decorarle, cannella, volendo decorarle con dei biscottini o delle piccole cialdine tipo lingue di gatto. E quanto tempo lo devo tenere in frigorifero prima di poterlo... Si può servire a mangiare anche subito al momento, esatto. Ah, ok, molto, molto diretta. Anche calda, fra virgolette. No, calda no, senso... deve essere comunque ambiente. Temperatura ambiente, esatto. E il cioccolato invece, per esempio, utilizzato come per preparare le tagliatelle, per dire, il cacao, cosa ne pensi? Cioè, sicuramente sì. Non in questo caso, adesso questi sono dolci, va bene. Ma ti guardavo lì. Però... No, il cioccolato si sposa con qualsiasi cosa, le tagliatelle col cacao, sì, sicuramente sono sicuramente ottime. Buon rugù. No, nel senso che lo sai, si può utilizzare anche con la carne, con... No? Sì, sì, ecco, io adesso non sono specifico in cucina, eccetera, però sono... Le apprezzo, sono comunque molto buone. Sono molto buone, ok. Sì, sì. E vuoi dire un po' cosa, vuoi raccontarci un po' cosa si fa di bello nella tua pasticceria fantastica, che è la pasticceria Bentivoglio a Bentivoglio? Beh, noi facciamo un po' di tutto, dal cioccolato, lavorazione di cioccolato a praline, facciamo panettoni, colombe con lievito naturale, lavoriamo molto con le colazioni, anche lì con brioche a lievito naturale, spaziamo con tutto quello che può essere salato, panettoni, panini, sandwich, calzoncini, salatine, eccetera. E organizziamo anche il discorso del qualche catering, lavorando molto con Center Cross, dite del Center Cross. E poi so che fai anche dei quello corsi. Quello che riusciamo a fare, esatto, lo facciamo. In questo caso come fai a trovare il tempo di fare anche dei corsi di pasticceria? Sei davvero bravissimo. Io ti volevo chiedere, lo sai che sono rimasta incantata dalle tue cassettine di legno fatte di cioccolato. Com'è possibile realizzare delle, veramente, sembrano davvero delle cassettine di legno e invece sono di cioccolato. Per esempio, una cassettina come quella, che è davvero di legno, fatta con il cioccolato.
Cioè, in questo caso si fanno solo di cioccolato fondente? No, si le può fare anche queste? Vuole, esatto. Dopo si può usare il cioccolato al latte, il cioccolato... Ma come ti è venuta l'idea L'idea non è venuta a me, diciamo. No, che però praticamente... dico, l'idea di fare le cassettine di cioccolato... Beh, ma anche per ricorrenza o eventualmente farci anche dei dolci dentro è molto carina, abbinate anche... No, è molto scenica con d'effetto. Esatto, sì. Ma anche abbinato con una crema chantilly dentro, con tutta della frutta sopra, da portata, molto carina e sì, sicuramente molto scenica. E cosa stai inventando in questo periodo? Che idee nuove ci sono? Ci puoi anticipare qualcosa? Ma adesso, tra virgolette, stagione del cioccolato con la Pasqua è già praticamente adesso terminata, diciamo così. Ed estate cosa fate di bello, esatto? Ma d'estate facendo anche un pochettino di biscotti con il gelato, perciò i biscottoni che si trovano farciti col cioccolato, che facciamo noi, abbinati anche quelli a eventualmente qualche cioccolato fondente, qualche tipo di cioccolato fondente, sia stesso all'interno di una stracciatella di cioccolato, di crema abbinata con qualche cioccolato particolare. Ecco. Diciamo che sì, il cioccolato adesso l'abbiamo messo un pochettino da parte, lo riprendiamo a ottobre. È normale, però intanto tu lavorerai e ti farai venire delle idee fantastiche. Sicuramente. E poi tornerai a raccontarcelo, spero. Sì, e Marco, ti ringrazio, è stato davvero un piacere averti come piacere ospite. Mio. Spero di aver incuriosito gli ascoltatori e niente, ci vediamo mercoledì prossimo con Katia in cucina. Si parlerà di mortadella, argomento passiamo dalla cioccolata alla mortadella, e lascio il posto a Stefano Montebugnoli. E ciao a tutti, ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao, grazie ancora.